Francesco Maggiorani, all'evento che è all'interno del Museo Michetti nel comune di Francavilla. L'amministrazione ha voluto regalare come insegnamento le nuovissime generazioni e i nuovi maggiorenni affinché si avvicinino alla propria vita e al proprio divertimento e alla gestione quotidiana in maniera consapevole, nel rispetto pieno della Costituzione, nella sicurezza e soprattutto amando se stessi e la libertà che finisce dove comincia quella degli altri. Welcome maggiorenni, l'insegnamento che tutti dovrebbero seguire. Gabriella Corrado, questa è una giornata di, io oserei dire, di educazione all'adeguata costituzione per i maggiorenni. Welcome maggiorenni. Io come amministratore devo dire che comunque mi tocca accogliere i giovani, dare loro la possibilità innanzitutto di essere ascoltati e dare loro una voce. Ho cercato di far passare un messaggio molto semplice, quello della salvaguardia e il benessere psicofisico, la salute attraverso una cura attenta, e ho voluto lanciare questo messaggio del tatuaggio, uno slogan per la vita, per fare in modo tale che ci sia una conoscenza del proprio corpo, di eventuali patologie all'interno della propria persona, del proprio gruppo sanguigno. Ho tatuato il mio gruppo sanguigno, vorremmo lanciare un'iniziativa per far, con l'assessorato alla sanità e con l'ASL, per far riconoscere questo tatuaggio come segno appunto di riconoscimento del proprio gruppo sanguigno, una cosa che stiamo pensando di fare, perché il tatuaggio di solito ha un'implicazione negativa, un impatto negativo, invece noi vogliamo dare un valore positivo e quindi lanceremo una campagna chiamata Un tatuaggio può salvarti la vita, grazie a un'idea di Gabriella. Abbiamo realizzato questo maxi cartellone per dare degli input e quindi bevi solo per gustare, proteggi i tuoi rapporti, vivi amandoti, viva la vita e viva la vita vissuta con le nostre regole quotidiane, diamo spazio ai giovani e cerchiamo noi come amministratori di accogliere le richieste dei giovani, perché da lì dobbiamo ripartire, sono i giovani che costruiscono una città attraverso il loro ascolto. Noi abbiamo il nostro Vangelo che è la Costituzione. La Costituzione è la regola. Non ho voluto fare per i ragazzi un attestato. Ho pensato in una maniera un po' così insolita di segnare la cultura. Segna la tua cultura. Perché io penso che i ragazzi si possono salvare solo con la cultura. Dall'ignoranza non ci prendi niente. La cultura ci rende gli uomini liberi. E attraverso queste 10 regole di buon cittadino, io vorrei in qualche modo avere un cittadino sereno, felice, che rispetti l'altro e soprattutto l'ambiente.